L'obiettivo di CitoZeatec è quello di far conoscere la enzimologia biodinamica, ma soprattutto utilizzare gli enzimi in agricoltura e utilizzare questi enzimi in agricoltura risponde esattamente, abbiamo scoperto, alla normativa dell'Unione Europea. Infatti, recentemente, parliamo circa del 20 maggio 2021, quindi lo scorso mese, è stato approvato dal Senato il disegno di legge 988, quindi andando anche su internet stesso, riusciamo benissimo, ecco qua, Senato italiano, riuscito a vedere, ecco qui, il Senato italiano ha approvato questo disegno di legge che punta a dare disposizione per la tutela e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodi biologici e biodinamici. E questa è la parte appunto del PDF che è possibile scaricare e che permette appunto di migliorare quello che è poi il benessere dei pazienti, più che altro il benessere dei consumatori finali. In realtà col termine biodinamica, CitoZeatec vuole andare oltre le idee concepite da Steiner, il quale dimostrava che era necessaria una rotazione della coltura che permetteva al terreno di arricchirsi di sostanze diverse e utili presenti nelle radici delle diverse varietà di piante. E grazie agli studi in ambito enzimologico, oggi è risaputo che la rotazione delle colture permette agli enzimi di deportizzarsi nel terreno e periodicamente di arricchirlo, quindi garantendo alle piante coltivate naturalmente nutrienti e resistenza ai parassiti. Con l'ingresso dei fitofarmaci, dei diserbanti, il concetto di biodinamica, secondo Steiner, va da sé, vi è meno, e quindi il terreno che le piante, e sia il terreno che le piante vengono deprivate di enzimi in grado di lavorare la materia organica. E ciò determina l'impoverimento del terreno, delle sostanze nutritive e l'aumento delle infezioni. La proposta di CitoZeatec è quella di lavorare con gli enzimi in agricoltura. E anche qui c'è una voce, Wikipedia, che parla appunto dell'utilizzo degli enzimi in agricoltura, in grado di arricchire il terreno di nutrienti vitali per le piante, che permettono a queste di ottenere, come dire, tutte le sostanze necessarie per superare le avversità. Una prova di ciò, quindi uno dei tanti esempi che possiamo fare, e qui mi permetto di condividere un'altra nuova condivisione, un'altra cartella che riguarda, ecco, non so se riuscite a vedere, nuova condivisione, schermo, tre immagini, una relativa appunto al giardino di Ferorelli, dell'ingegner Ferorelli, giardino di Milano, in cui ci sono appunto un albero di olivo che ha soli 2 anni. Presente nel giardino appunto dell'ingegner Ferorelli, che si vede a vista d'occhio essere più rigoglioso della pianta d'ulivo che indico qui con la freccia, presente nel giardino del vicino, che invece risulta quasi sofferente perché il terreno è sottoposto a trattamenti con diserbanti. E guarda caso, riusciamo a vedere anche altre foto degli ulivi di Ferorelli che pur avendo, ecco, quei 2 anni riescono anche a ottenere nel periodo di novembre delle olive, delle drupe a Milano. E quindi questa è una prova di come gli enzimi possano essere utili in agricoltura, ma non solo, perché poi le piante vengono utilizzate dagli utenti finali, quindi dal consumatore, sia da noi sia dagli erbivori, e poi si dà origine a tutto un ciclo, una catena alimentare, per cui si ha la trasformazione dell'energia. E tutto parte da lì, le intuizioni di Ferorelli appunto partono proprio da questo.